Abimelech era un uomo di Dio, anche lui. E Abramo gli dice, guardati dal ricondurre là mio figlio, perché volevo, a me non mi porta Isacco, se ci piace, sa porta, sa carrea, se non ci piace che ci posso fare? Ah no, devi portarla qua. Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai libero del giuramento. Allora il servo mise la mano sotto la gamba di Abramo, questo era il giuramento, e il servo prese 10 cammelli, ecco, del suo padrone, e portando ogni sorta di cose preziose del suo padrone, si mise in viaggio e andò nel paese dei due fiumi, in Mesopotamia, alla città di Nacor. Fece inginocchiare i cammelli, li fece bere, perché lungo era il viaggio, 10 cammelli, sono qui i 10 cammelli. 10 cammelli perché dovevano portare cose preziose, era la dote che si portava alla sposa e che si veniva lasciata nella casa del padre. Era la ricompensa perché il padre si privava di una figlia. In quel modo si comprava la figlia. E allora, mentre i cammelli bevevano, Abimelech dice, Signore, Dio del mio padrone Abramo, concedimi un felice incontro quest'oggi e una benedizione verso il mio padrone Abramo. Ecco, io sto presso la fonte dell'acqua, mentre le fanciulle della città escono per attingere acqua. Ebbene, la ragazza alla quale dirò, abbassa l'anfora e lasciami bere, e che risponderà, bevi tu e anche i tuoi cammelli, anzi darò io bere a te e quei cammelli, quella sarà la donna che tu destinerai al mio padrone. Fece questa proposta a Dio. Io vado, adesso verranno le fanciulle alla fonte, io mi metto qui alla fonte. La fanciulla che tu scegli, tra tutte queste donne, perché donne tutti insieme andavano, e mi dirà, bevi tu, e bevi i tuoi cammelli, anzi darò io da bere, quella è la donna che tu sceglierai. Non aveva ancora finito di parlare a Dio, quando ecco Rebecca, che era nata a Betuel, figlio di Milca, moglie di Nacor, fratello di Abramo, usciva con l'anfora alla spalla. La giovinetta era molto bella d'aspetto, era vergine, nessun uomo le si era unito. Essa scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. Il servo allora le corse incontro e disse, fammi bere un po' di acqua dalla tua anfora. Vedete un po', qual ardire, dammi da bere dalla tua anfora. Rispose, bevi, mio signore. In fretta calò l'anfora sul braccio e lo fece bere. Gli diede da bere, proprio, mettendo il braccio sotto l'anfora, viene bene. In fretta calò l'anfora sul braccio e lo fece bere. Poi, quando ebbe finito di dargli da bere, disse, anche per i tuoi cammelli io attingerò l'acqua finché finiranno di bere. Voglio dar da bere ai tuoi cammelli. In fretta vuotò l'anfora nell'abbeveratoio, corsi di nuovo ad attingere al pozzo e diede a bere tutti i cammelli. Intanto quell'uomo la contemplava in silenzio, in attesa di sapere se il Signore avesse o no concessa buon esito al suo viaggio. Mentre quella dava da bere, sempre interrogava il Signore. Quando i cammelli ebbero bevuto, quell'uomo preso un pendente d'oro del peso di mezzo siclo e glielo pose alle narici e le pose sulle braccia due braccialetti. Ecco, mezzo siclo sarebbe un siclo di 11 grammi. Gli diede un braccialetto di 5-6 grammi qui da mettere alle narici.
e poi due braccialetti del peso di 10 sicli d'oro, per cui insomma, un bel vezzo. E disse: di chi sei figlia? Dimmelo, c'è posto per noi in casa di tuo padre per passarvi la notte? Rispose: io sono figlio di Betuel, il figlio di Milca, il figlio che Milca partorì a Nacor. E soggiunse: c'è paglia e foraggio in quantità da noi, e anche posto per passare la notte. Vedo quante generosità. Quell'uomo si inginocchiò e si prostrò al Signore e disse: sia benedetto il Signore Dio di mio padre, che non ha cessato di usare benevolenza e fedeltà verso il mio padrone. Quanto a me, il Signore mi ha guidato nella via fino alla casa dei fratelli di mio padre, del mio padrone. La giovinetta corse ad annunziare alla casa sua e a sua madre tutte queste cose. Ora Rebecca aveva un fratello chiamato Labano, e Labano corse fuori da quell'uomo al pozzo. Egli infatti, visti i pendenti e i braccialetti alle braccia della sorella, e udite queste parole di Rebecca, sua sorella: così mi ha parlato quell'uomo, venne da costui che ancora stava presso i cammelli vicino al pozzo, e gli disse: vieni, benedetto dal Signore, perché te ne stai fuori, mentre io ho preparato la casa e un posto per i cammelli? Allora l'uomo entrò in casa e quegli tolse il basto ai cammelli, diede la paglia e il foraggio ai cammelli e acqua per lavare i piedi a lui e agli altri. Quelli quindi gli fu posto davanti da mangiare, ma egli disse: non mangerò finché non avrò detto quello che devo dire. Gli risposero: di pure. E disse: io sono un servo di Abramo. Il Signore ha benedetto molto il mio padrone, che è diventato potente. Gli ha concesso greggi e armenti, argento e oro, schiavi e schiave, cammelli e asini. Sara, la moglie di mio padrone, gli ha partorito un figlio, quando ormai era vecchio, al quale egli ha dato tutti i suoi averi. E il mio padrone mi ha fatto giurare: non devi prendere per mio figlio una moglie tra le figlie di Canaan, ma deve andare nel paese di mio padre e prendere di là come moglie una di quella regione per i miei figli. E così narra: così io sono arrivato alla fonte e ho detto tutte queste cose, racconti, beve, eccetera, eccetera. Allora Labano e Betuel risposero: dal Signore la cosa procede, non possiamo dirti nulla. Ecco Rebecca davanti a te, prendila e va, e sia la moglie del figlio del tuo padrone, come ha parlato il Signore. Quando il servo di Abramo udì la loro parole, si prostrò per terra davanti al Signore. Poi il servo tirò fuori oggetti di argento e oggetti d'oro e vesti e li diede a Rebecca. Doni preziosi diedi anche al fratello e alla madre di lei. Poi mangiarono e bevvero lui e i suoi uomini e passarono la notte. Quando si alzarono al mattino, egli disse: lasciate mandare dal mio padrone. Ma il fratello e la madre gli dissero: rimanga la giovinetta con noi qualche tempo, una decina di giorni, dopo te ne andrai. Rispose loro: non trattenetemi, mentre il Signore ha concesso buon esito al mio viaggio. Dissero allora: chiamiamo la giovinetta e domandiamo a lei stessa, se consente. Chiamarono dunque Rebecca e le dissero:
vuoi partire con quest'uomo? Essa rispose, sì, subito, andrò. Allora essi lasciarono partire Rebecca con la nutrice, insieme con il servo di Abramo e i suoi uomini. Benedissero Rebecca e le dissero, tu, sorella nostra, diventi migliaia di miriade e la tua stirpe conquisti la porta dei tuoi nemici. Così Rebecca si alza con le sue ancelle e parte. E arriva finalmente, dopo tanto tempo, nella casa di Abramo. Isacco, quando li vede da lontano, dice, ma è Abimelech che torna, porta la sposa. E allora Abimelech dice, quello è il figlio del padrone. Subito Rebecca si mette il velo, perché non può comparire a viso scoperto davanti allo sposo futuro. Così poi si arriva a casa, avviene il matrimonio, ed ecco la grande discendenza. Isacco ha un figlio, Giacobbe, che diventa il padre del popolo eletto, perché dei 12 figli che partorirà Giacobbe, ossia che genererà Giacobbe, uno, cioè il discendente di Giuda, la tribù di Giuda, sarà il capostipite del popolo eletto di David, da cui uscirà Gesù, il figlio di Dio, in cui saranno benedette tutte le genti, e si avvererà così la promessa fatta ad Abramo. Qui noi ci fermiamo. Il timore di Dio. Erano uomini timorati di Dio. Tenevano all'ospitalità. Tenevano al giuramento. Tenevano al decoro, alle leggi morali. Oggi tutti questi beni, in questo declino del senso morale, con 2000 anni di cristianesimo, il declino morale in cui ci troviamo fa veramente pena. Preghiamo il buon Dio che la luce di Cristo penetri in noi, nella nostra società, e che il mondo pervertito e pervertitore non inquiri i nostri costumi umani e cristiani. Amen. Da fare qualche domanda sul tema. Questo può darsi che in quei tempi gli anni li contavano diversamente da ora, ma ancora il fatto di chiedere in moglie quella del suo paese, se non andiamo lontani, quando io ero bambina, anche questo era un'usanza nel nostro paese, cioè si diceva prendi l'immondizia del tuo vicino e te la metti in casa, cioè se tu una persona la conosci, anche se è cattiva ed è vicina di casa tua, tu sai come nasce e come nasce tutta la famiglia. Beh, la saggezza popolare diceva donne buone dai paesi tuoi, ma padre Matteo forse ha di me. Questo è proprio dei paesi tuoi deve venire. Ma oggi si è molta libertà, anzi la libertà va oltre, prima la prova e poi vediamo se va o non va. Lì siamo fuori. Ecco la perversione dei costumi. Un mondo è perso. C'era anche, ed è importante, il problema della religione, perché Abramo, ecco, abitava in mezzo a popoli che avevano altre divinità e quindi fedele del Dio vero, giustamente voleva una moglie, ecco, fedele allo stesso Dio. Poi ci tenevano alla stirpe e alla religione, per cui lui era un credente a Dio, e aveva la stirpe dei suoi parenti, Nacor, non si voleva mescolare con i cananei, idolatri e di altra stirpe,
ci tenevano gli antichi a questo, alla purezza della razza. Ora c'è Mare Magnum. Padre Matteo, io volevo chiedere come mai il servo di Abramo, quando Abramo ha fatto giurare, dice mettici la mano sotto l'anca, com'è questo giuramento? Questo era il modo di giurare del tempo presso quelle nazioni. Sono modi di giurare. Oggi si giura tenendo la mano sul petto. Invece in quel tempo il grande giuramento era mettere la mano proprio sotto la coscia. Era un modo con cui ci si legava alla persona con il giuramento sacro. Era metodo, cioè modo di compiere il giuramento davanti a Dio, e quel giuramento obbligava. Sentono tre pellegrini, ma voi proseguono soltanto due per Sodoma e Gomorra e dell'altro. Prima sono tre, ne parla uno e sono due. Sono ora tre, ora due, ora uno. Per cui è il simbolo della pluralità delle persone nell'unità di Dio. Come notiamo, nessuno si meraviglia che viene un angelo che viene a annunziare, viene a portare. Questo fa parte, quindi la visione e il parlare con gli angeli fa parte della fede più viva e forte che c'era. L'angelo non che aveva le ali, era un uomo che veniva ad annunziare. L'annunzio di un angelo è l'annunzio di un uomo, di un personaggio che si presentava. Riconoscevano che quello era un messaggero di Dio da tante circostanze. Alle volte l'angelo era come un uomo, alle volte scompariva dopo aver dato il messaggio, e allora riconoscevano che era proprio un messaggero celeste, ma aveva le fattezze umane come gli altri uomini. Noi ce li immaginiamo con le ali, come se volasse dal cielo e scendesse. Giuramento dal servo al padrone nel Vecchio Testamento, il giuramento del Nuovo Testamento di Gesù, quando dice in verità io dico, è quello di Giovan Battista, decapitato dalla volontà di Re perché ha fatto giurare. E noi oggi cristiani come ci dobbiamo comportare con i giuramenti umani, quelli che si chiamano diciamo, non giuriamo noi, generalmente non giuriamo, il giuramento è riservato alle cose solenni, ma in tribunale deve giurare, deve prendere una carica importante e deve giurare, il Presidente della Repubblica deve giurare, ossia è riservato ai fatti più importanti, questo giurare nella vita privata, così ad ogni piede spinto è un male. Un po' più breve, ma è sempre la parola di Dio che deve precedere qualunque attività che noi svolgiamo per la nostra crescita. Abbiamo osservato la figura di Abramo, che diventa il padre di tutti i popoli per la sua fede. Abramo ha 99 anni e è tornato dall'Egitto, succedono fatti familiari, cause di Agar e di Israele e di Ismaele, il figlio. Avviene la circoncisione ordinata da Dio come segno dell'alleanza, e poi ecco l'apparizione a Mamre.
Abramo è sotto la quercia, quando tre uomini si presentano, tre ne vide e uno ne adorò. E così un'ombra della Trinità nel Vecchio Testamento. Subito Abramo, preso dal senso dell'ospitalità che avevano gli antichi, i moderni l'hanno perduta, mandò i servi a uccidere il vitello più grasso, preparò le focacce e pregò quei tre viandanti di fermarsi con lui. Oggi noi avremmo chiesto, ma cosa volete? Beh, andate. E invece non era così. Li accolse sotto la sua tenda, era Dio che entrava nella tenda di Abramo e lasciava la promessa. Dopo che quelli ebbero mangiato, bevuto, saziati, allora uno di loro disse: tu avrai un figlio, fra un anno noi verremo e tu sarai dietro, perché ci sarà un figlio in casa. Sara partorirà un figlio. Era l'ultima speranza che lui aveva, ormai aveva 90 anni, 99 anni, entrava nel centesimo anno, per cui disse: Signore, come può un uomo a 100 anni avere un figlio? Però credette alla parola del Signore. Sara si mise a ridere, aveva oltre 90 anni, come può una donna a 90 anni con un marito a 100 anni avere dei figli? E l'angelo disse: proprio perché tu hai riso, lo chiamerai Isacco. Isaac significa riso. Partirono i tre uomini e vedete com'è gustoso il racconto del riso di Sara, perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire ad Abramo mentre io sono vecchia? C'è forse qualche cosa impossibile per il Signore? Disse l'angelo: al tempo fissato tornerò da te alla stessa data e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò. Non ho riso. Perché aveva paura, ma quegli disse: sì, hai proprio riso. Le donne davanti anche all'evidenza negano per paura, tante volte succede. Qui aveva riso, aveva schignazzato, e appunto perché riso, ma io quando mai non ho riso niente, ma no, tu hai riso, ma non ho riso, comunque, si chiamerà Isacco. Quegli uomini se ne andarono e andarono a contemplare Sodoma dall'alto, mentre Abramo li accompagnava per congedarli. E il Signore diceva, ecco, quegli uomini se ne vanno con Abramo, di punto in bianco quell'angelo è il Signore. Devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto facendo? Non mi pare giusto. Abramo è amico mio. E agli amici si dice tutto. E poi Abramo ha degli interessi a Sodoma. C'ha Lot, c'ha il nipote e i figli del nipote. Non mi pare giusto, dice il Signore, nascondere quello che stiamo facendo per Sodoma. Mentre Abramo dovrà diventare poi una nazione grande e potente, infatti io l'ho scelto
perché egli obblighi i suoi figli. Disse allora il Signore: il grido contro Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere e vedere se proprio hanno fatto tutto questo, di cui è giunto il grido fino a me, io voglio saperlo. Ecco, l'angelo va a raccontare a Dio, come vedete, il racconto antropomorfico, va a raccontare a Dio quello che succede a Sodoma. Ma Dio dice, ma proprio vero tutto quello che succede laggiù? Voglio andare a vedere se è veramente così. Quegli uomini partirono di lì e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora davanti al Signore. Allora Abramo gli si avvicinò e gli disse: ma davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti che si sono mantenuti buoni in mezzo a tanta corruzione. Tu vorrai fare perire anche questi 50 giusti? Non risparmierai tutta la città per 50 giusti che vi si trovano? Il Signore disse: va bene, se si trovano 50 giusti, io risparmierò la città. E Abramo continuò a camminare con Dio. Cammin facendo, Abramo se la pensò: ma se mettiamo che non ci arrivano a 50. Signore, e se ne trovo 40? Il Signore disse: va bene, se ne trovi 40, tira avanti, no, risparmierò la città. E camminarono. Poi Abramo, molto previgente, ma se non si trovano 40. E se ne trovano 30? Il Signore disse: stai cominciando a esagerare nel chiedere. Ma se ne trovano 30, bene, io risparmierò la città. E poi scese fino a 20. E poi fece l'ultimo tentativo. Signore, l'ultimo tentativo faccio, l'ultima offerta, 10. 10 è il numero sacro per gli ebrei. Il numero sacro perché sono quanto le dita della mano, destra e sinistra, 10, per questi 10 comandamenti. E gli ebrei non potevano celebrare un culto se non erano almeno in 10. Se erano 9 non potevano celebrare, 10 era il numero minimo consentito per celebrare il culto. Il numero 10 ha tutto un significato, i 10 leprosi, sono i 10 comandamenti di Dio che vengono lesi. Per cui avete 10 comandamenti, le 10 mano, le 10 dita della mano, il numero 10 per pregare, poi è universale, il 10 moltiplicato per 4, 40. 40 è il tempo della vita dell'uomo, il tempo nel deserto, i 40 giorni di Gesù, il numero pieno, 40. Un po' gli antichi ebrei avevano qualcosa di numerologia, di cabala. Anche San Matteo, nel fare il Vangelo, riduce le generazioni omettendone alcune, per arrivare a 14. 14 prima, fino al diluvio, 14 dopo il diluvio fino a Davide e 14 da Davide fino a Gesù. Per arrivare a 14 ne omette alcuni, ma 14 debbano essere. Per cui sono il doppio di 7, 7 pure il numero perfetto, 7 pienezze e 14, e allora
Gesù viene alla pienezza dei tempi, 14 prima, 14 dopo, 14 alla fine, tre serie di 14 è composto San Matteo, che indulge a questa cabala, a questa numerologia. Vedi come ardisco parlare, o Signore, al mio Dio? Riprese, non si adiri il mio Signore, se parla ancora una volta sola, forse ve ne saranno 10. Rispose, non la distruggerò per riguardo a quei 10. E Abramo era contento, pensava. Lot e sua moglie sono persone buone. Poi, sono due. Poi abbiamo i figli di Lot. Lot aveva tre figlie, tre e la moglie, tre e tre sei, e due otto. Altri due non si possono trovare. Quei due non si trovarono. Erano tutti corrotti, dal più grande al più piccolo. Non si salvava nessuno. Corruzione generale. I due angeli arrivarono a Sodoma sul fare della sera, mentre Lot stava seduto alla porta di Sodoma. Non appena li ebbe visti, Lot si alzò, andò loro incontro, e così li fece albergare. Qui è successo un parapiglia dove si dimostra la corruzione della città. Dice, qua vengono forestieri nuovi, carne nuova, e allora qui vogliamo fare festa. Tanto che Lot dovette esporre le proprie figlie per salvare quei due che erano venuti a trovarlo per obbligo di ospitalità. Comunque il Signore fece piovere su Sodoma e Gomorra la sua ira. Sodoma e Gomorra furono distrutte. Così la Pentapoli, erano cinque città, rivierasche del Mar Morto che c'è adesso, perché prima c'era una vallata rigogliosissima dove Lot si era rifugiato insieme con i suoi armenti, dove viveva. Cominciò a piovere fuoco dall'alto, zolfo, le cinque città furono sommerse nel fuoco e lì si formò l'adesso Mar Morto, che ha le acque pesanti, tanto che le acque sono limpide, azzurrissime, si fanno i bagni ma non si affonda, perché la densità è fortissima di sale, per cui lì ognuno può fare il bagno senza annegare. Qui cosa succede? L'angelo ordina a Lot di uscire dalla città, presto, perché l'indomani Dio avrebbe fatto piovere fuoco e zolfo. E disse neanche di voltarsi a vedere lo spettacolo, ma di fuggire presto. Ma la moglie di Lot, la curiosità femminile, mentre sentiva la puzza di zolfo e vedeva il fuoco scendere dal cielo, si voltò per vedere che succede a casa mia, e diventò statua di sale, che si vede ancora adesso, dice la scrittura, ma ora non c'è più. Statua di sale è la contravvenzione alla volontà di Dio, la curiosità che viene così punita, l'ordine del Signore che viene infranto. È interessante questo fatto
perché noi abbiamo il castigo di Dio sulla città che ha contravvenuto ai comandamenti del Signore. Gesù ricorda Sodoma e Gomorra e dice: se a Sodoma e Gomorra fossero stati operati quei prodigi che sono stati operati in te, o Gafarno e Corazin, si sarebbero convertiti. E un giorno quelli di Sodoma e di Gomorra staranno davanti a voi nel giorno del giudizio e vi condanneranno. Ecco l'infedeltà a Dio, l'infedeltà dei sodomiti li portò al castigo, ma l'infedeltà di coloro che hanno assistito ai miracoli di Dio e non si sono convertiti, questa infedeltà sarà punita ancora di più dal Signore. Questo è un ammonimento per noi: a chi più è stato dato, più da costui si pretende. Se a noi è stato dato molto, il Signore pretende molto da noi. A chi è stato dato poco, il Signore pretende poco. Ma la giustizia di Dio esige tutto questo. Finalmente, dopo un anno, nasce Isacco. Grande festa nella tenda di Abramo, il figlio della promessa. Non è Ismaele, quello è il figlio della carne, ma il figlio della promessa è Isacco. E Isacco cresce, è un uomo buono, una figura intermedia, un po' in ombra, tra Abramo, capostipite, e Giacobbe, il padre delle 12 tribù. Però è una figura tipica, è un uomo asceta, è un uomo contemplativo. Egli, quando così Abimelech, adesso vedremo, gli porta la fidanzata che è andata a cercare in altra terra, la terra dei padri, perché Abramo vuole una moglie per Isacco, e allora Abimelech gli porta la moglie, la futura moglie, e Isacco passeggiava meditando, faceva la sua meditazione. Era un uomo contemplativo, schivo di stare in mezzo agli altri, e l'uomo che più da vicino rappresenta Cristo, che si offre al Padre per riscattare gli uomini. Sul monte Moria, infatti, il sacrificio di Abramo, cioè il sacrificio fatto da Abramo su Isacco, avviene sul monte Moria, dove adesso c'è il Golgota, cioè Cristo viene immolato per i nostri peccati proprio sulla montagna dove Abramo stava per immolare Isacco e poi immolò l'agnello, figura di Cristo. E così procediamo nel libro del Genesi, sacrificio di Isacco, ve ne ho parlato l'altra volta, abbiamo visto la disponibilità di Isacco e la fede di Abramo. Finalmente Isacco, dopo aver superato la prova, ecco che celebra le nozze con la donna che è venuta da lontano, figlia così di una persona che apparteneva alla stessa tribù. Abramo era ormai vecchio, avanti negli anni, e il Signore lo aveva benedetto in ogni cosa. Abramo disse allora al suo servo, il più anziano della sua casa, che aveva potere su tutti gli altri servi: metti la mano
sotto la mia gamba e io ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che tu non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei, in mezzo ai quali noi abitiamo, ma andrai al mio paese, nella mia patria, a scegliere per una moglie per mio figlio Isacco. Per cui manda il servo per scegliere una donna per il figlio. Oggi queste regole non si osservano, ognuno sceglie per conto suo. Guai se il padre mandasse il servo a scegliere una donna per suo figlio, cosa dall'altro mondo. Adesso le scelte sono personali, ma anticamente non era così, c'era più benedizione di Dio. Gli disse il servo: se la donna non mi vuole seguire, che cosa farò? Che è facile, dice, tu, io ti prendo da questa terra lontana e ti porto